Amici sportivi, buonasera. Tra poco andremo in onda con la puntata domenicale con lo sport di Telemax e Gol e naturalmente commenti, risultati, servizi sulla giornata calcistica delle formazioni abruzzesi. In primo piano l'incontro Lanciano-Prato, in promozione Fari Puntati su Guardia Grele Treville. Con i nostri ospiti parleremo di questo ed altro a Gol. Tra poco. Amici sportivi, buonasera e ben trovati all'appuntamento domenicale con il Gol. Come sempre, come dicevamo anche prima, risultati, classifiche, commenti e servizi sulla giornata calcistica. Innanzitutto andiamo a presentarvi gli ospiti di questa puntata. Torna a trovarci il nostro allenatore in attesa di sistemazione, Peppino Di Pasquale. E speriamo che sia, come lo è stato per Leonardo Di Florio, una vetrina la partecipazione alla nostra trasmissione, che trovi al più presto una squadra adeguata alla sua bravura. Oltre a Peppino Di Pasquale torna a trovarci Angelo Vignoli, nostro collaboratore e opinionista. Con lui parleremo senz'altro di Lanciano Prato, poi lo lasceremo andare via, infatti è qui in studio proprio per commentare questa gara che tra poco vedremo con le immagini, mentre con Peppino Di Pasquale parleremo un po' di tutti i campionati. Stasera anche risultati e classifiche di pallavolo che speriamo di darvi anche nelle prossime trasmissioni di E-Gol. Iniziamo subito con i risultati del campionato di serie C2, girone B. Vediamo i risultati in grafica: Chieti Montevarchi 0-0, Gualdo Rimini 2-0, Gubbio Castelnuovo 1-1, Lanciano Prato 2-2, Maceratese Russi 1-0, Rondinella Castel San Pietro 1-1, San Marino Imolese 1-1, San Giovannese Faenza 1-1, Viareggio Teramo 1-2. Vediamo la classifica: Chieti rimane al comando con 35 punti, Rimini 33, Lanciano 31, San Giovannese, Prato e Teramo 30, Rondinella 29, San Marino 28, Castelnuovo Garfagnana 26, Russi e Gualdo 24, Gubbio 23, Viareggio e Maceratese 21, Montevarchi 19, Imolese 18, Faenza e Castel San Pietro 15 punti. La classifica dei marcatori: al comando Spagnoli del Gualdo con 12 gol, oggi autore di una doppietta a spese del Rimini, Mirtai del Teramo è a 9, Clementi del Rimini e Luconi del Viareggio sono a quota 8, con 7 reti Rossi del Castelnuovo, Battistini della San Giovannese e Gabriellini dell'Imolese, e infine con 6 gol Neri del Rimini, Rondina del Russi, Bonura della San Giovannese, Micchi del Castelnuovo, Tavano della Rondinella, Guarnieri del Faenza e Mastro Nunzio della Rondinella. Primo dei Frentani rimane ancora una volta Di Loreto con 5 reti. E subito parliamo della gara del Lanciano odierna con il Prato. Era un'occasione per togliersi di dosso una diretta rivale per la zona playoff e considerando anche il passo falso del Rimini, un'opportunità per riagganciare il Rimini. Per il Chieti al contempo era una ghiotta opportunità per tentare la fuga, ma né i neroverdi né i frentani sono riusciti ad ottenere il risultato pieno. Per quanto riguarda la gara del Lanciano ce ne riferisce Angelo Vignoli, poi Sergio Mancini con la scheda. Un risultato giusto o, come si diceva anche oggi alla radio, Sergio diceva nel primo tempo il Lanciano che aveva dominato, poi il secondo tempo più opaco. Risultato che sta stretto al Lanciano? Sicuramente sì, per come è maturato il risultato è giusto, ma per come è andata la giornata, per come è andata la partita, assolutamente no. Io credo che il Lanciano ha dato una grossa dimostrazione nel primo tempo, un po' sul proseguimento di quello che aveva fatto vedere a Rimini, quindi molta velocità, scambi stretti, facilità di andare in porta senza poi concludere e finalizzare. Il Prato oggi almeno per 35-40 minuti, nonostante fosse andato in vantaggio al 14esimo, quindi diciamo abbastanza subito, è stato messo veramente sotto e non ha avuto nessunissima possibilità di operare una sortita in avanti, e soltanto sul calcio di punizione all'incirca da una ventina di metri si è reso pericoloso. E per quanto riguarda il Lanciano ha confezionato diverse palle gol, però ecco, la finalizzazione è mancata. Quindi per la mole di gioco, sempre andiamo un po' sulla retorica, dicendo, paragonando una partita di calcio a un incontro di box, Lanciano avrebbe dovuto vincere ampiamente, però ha rischiato di perdere. E quindi se si mettono questi due particolari sulla bilancia ci rendiamo conto che il 2-2 tutto sommato è giusto. Si è verificato un po' all'inverso quello che era accaduto all'andata. Lanciano a Prato per 3 volte in vantaggio è stato rimontato sul 3-3 finale. Oggi invece è successo il contrario. Una partita che
che ha offerto diversi spunti e se vogliamo anche delle riflessioni da un punto di vista tecnico. Abbiamo visto dei giocatori un pochettino rigenerati. Ecco, io francamente sia a Rimini che oggi ho visto un Nunziato molto, molto migliorato sotto certi aspetti. Un Margheriti, tu hai detto che il capocannoniere Frentano è di Loreto, oggi è anche Margheriti che ha raggiunto con la doppietta quota 5. Quota 5. Dicevo, ho visto un Margheriti molto motivato dopo essere rimasto in panchina un po', dopo, diciamo, anche a Rimini è stata un po' una sorpresa, no? Non vedere Margheriti schierato sin dall'inizio. Poi il suo ingresso in campo ha dato la possibilità del recupero del risultato. E niente, le riflessioni quali sono? Un Lanciano che gioca bene potrebbe sicuramente fare di più. Manca, a mio avviso, lì davanti a livello proprio di realizzazione. Si creano tante azioni, qualcuna oggi anche per sfortuna. Per esempio Margherita ha avuto altre due opportunità per poter andare a gol, una addirittura sulla linea di porta è stato, il pallone è stato messo fuori da Lamma, anche in giocatore numero 3, anche in acrobazia, quindi in una maniera abbastanza complessa. Un colpo di testa sul calcio di punizione, lo stesso. Ecco, però manca il giocatore faro, manca quel giocatore a mio avviso da 10, 12, anche 15 gol a stagione che avrebbe fatto poi operare il salto di qualità al Lanciano. Poi quello che fa riflettere è questa espulsione. Furlanetto ingenuamente becca due giornate in casa col Castelnuovo. Oggi francamente io non ho seguito attentamente perché il pallone era lontano dall'azione quando è stato espulso Leone. Beccherà due giornate pure lui. Anche qui evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Qualcuno dice una reazione a un fallo che non è stato nemmeno fischiato, oltretutto. Quindi è un po'. Comunque c'è stato spettacolo. E io dico, con un campo così pesante come quello di oggi, il Lanciano ha dato dimostrazione di essere una buona squadra. Non deve illudersi, deve necessariamente lavorare di più. Ma la grinta di Castore, tutto sommato, poi riesce in qualche maniera a sbloccare le situazioni. Oggi anche il mister arrabbiatissimo a fine partita, poi dirà lui stesso quali sono le spiegazioni. Dicevo, anche lui ci ha messo del suo cercando dei piccoli movimenti. Ecco, per esempio l'assestamento della difesa a 3 nel momento in cui è uscito Leone, ha tolto Amadio e ha inserito a centrocampo Di Loreto. Dobbiamo fare un elogio, a mio avviso, ai due centrali che non stanno bene. Colavito non si è allenato a pieno durante la settimana, lo stesso discorso vale per Turone, e comunque si sono comportati benissimo, però la difesa del Lanciano non è stata mai impegnata, se vogliamo. Due battute sul pubblico che oggi mi sembra è tornata ad occupare gli stinti. Sì, il pubblico è tornato, almeno per quanto riguarda i Cooks, ti riferisci, sì, al tifo organizzato. Sì, hanno rioccupato un po' la zona di loro spettanza o pertinenza, poi dipende dai punti di vista. Però non c'era tantissimo pubblico, questo era un incontro che secondo me se la giornata da un punto di vista meteorologico fosse stata migliore, sicuramente avrebbe la partita avrebbe chiamato più pubblico. Invece mi pare che fossero poco più di un migliaio di persone, considerando che ci stanno molti abbonati. C'era molto freddo, poi pioveva anche una pioggerellina che dava fastidio per chi stava dalla parte dei distinti. Bene, adesso possiamo vedere le immagini salienti di questa gara ricca di emozioni tra Lanciano e Prato. Quest'anno ben 10 gol nelle gare di andata e ritorno, 3-3 a Prato, 2-2 a Lanciano. Seguiamo questo pareggio con il commento di Sergio Mancini. Torna il sereno tra gli ultra e dirigenti, la società cede i distinti, i tifosi cedono sul portafogli, terreno di gioco allentato per la pioggia, assenti Cau, Furlanetto e Giulio Dori nel Lanciano, Amadio recuperato in extremis, Colavitto e Turone non al meglio della condizione. Nel Prato manca solo il difensore Pagliai. Primo tempo stratosferico del Lanciano, diciamolo subito, iniziano le danze a ballare la difesa del Prato e non poco. 1:50, guardate Pestrin, il portiere del Prato, per poco non faceva la frittata. Quarto minuto, ancora più limpido, Federico lavora un pallone sulla destra, cede a Leone, il tiro sballato, peccato. Al 14° la doccia gelata, lancio lungo di Minelli al limite dell'area, qualche indecisione, alla fine va giù Brunetti ed è rigore trasformato da Brunetti. Col passare della partita capiremo perché l'arbitro ha dato questo rigore. Il signor Tonolini di Milano ha fischiato davvero tutto e tutti hanno fischiato lui al 5 pini. Al 16° il Lanciano pareggia subito con Margherita.
Riti, complice il portiere Toccafondi ancora una volta, e l'arbitro non fischia il rigore concedendo il gol, ma pensiamo che lo avesse fatto se Margheriti non sarebbe andato in gol. 21esimo, miracolo di Toccafondi questa volta che si riscatta. Roma Irone non può gioire per un pelo, ma l'azione dei frentani è stata travolgente come al solito nel primo tempo. 23esimo, tiro di Pestrin dal limite, il suo sinistro va fuori. 25esimo, a percussione il Lanciano, punizione di Margheriti dai 30 metri, stile Rimini, ma l'esito non è lo stesso per qualche centimetro, peccato. Alla mezz'ora, dopo una punizione, ci prova Colavitto, tiro al lato, e ancora 34esimo, punizione di Colavitto, a girare di testa Margheriti, respinto, tiro finale di Leone, fuori. Federico va giù in area al 35esimo, l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Al 38esimo si fa vedere il Prato, punizione di Morfeo, fratellino d'arte, ma deve migliorare. Al 40esimo altra punizione, questa volta batte Zacchei, Indiveri deve volare per evitare il gol. Il Lanciano gioca uno dei migliori primi tempi della stagione, ma raccoglie meno di ciò che semina. E nel secondo tempo, guardate un po' cosa accade al secondo minuto, fallo su Zacchei, punizione, Bonomi, sembra Recoba, il 5 Pini si ammutolisce. Al quinto minuto punizione di Leone, missile di testa di Margheriti, sfortunato nell'occasione. Al quarto d'ora il Lanciano si innervosisce, ne fa le spese Capitan Leone, che dice forse qualcosa di poco gradito all'arbitro dopo un fallo a palla lontana su Pelatti, e l'arbitro non si fa sfuggire l'occasione per espellere il capitano rossonero. Lanciano ci riprova a questo punto, sotto di un gol con un uomo in meno, non scardina la difesa avversaria, anche perché gioca più con i nervi e i muscoli che con il cervello, le idee sono un po' annebbiate, così la partita rischia di diventare una sorta di corrida da ambo le parti, con l'arbitro che, come abbiamo detto, fischia qualunque cosa a volte a sproposito. Al 21esimo ci prova Pestrin, tiro di poco al lato. Al 27esimo paratissima di Toccafondi su Di Loreto ed è solo corner. Alla mezz'ora il Prato rischia di chiudere la partita, contropiede Morfeo Brunetti, l'uscita di Indiveri annebbia l'attaccante. Al 38esimo Indiveri evita il terzo gol su una battuta centrale di Gori, ma sotto di un gol quando si subisce il contropiede ci può stare. 42esimo, cross di Sorrentino dalla sinistra, Margheriti si aggiusta il pallone, batte a colpo sicuro, ma Lamma salva sulla linea. E pochi secondi dopo, fallo in area di Minelli su Federico, rigore, questa volta batte Margheriti, segna la sua doppietta personale. Per concludere, se oggi fosse stato al 5 Pini Zeman, sarebbe impallidito di fronte a Castori. Bene, queste erano le immagini di questa partita molto emozionante. Abbiamo visto diverse azioni da gol fallite da Lanciano, perplessità sul calcio di punizione assegnato al Prato, commentavamo anche mentre andavano in onda le immagini. Angelo, cosa puoi dirci? È da rivedere, ci vorrebbe la moviola sia per vedere il calcio di rigore. Cognigni ha sfiorato, a mio avviso, la schiena. Questo del giocatore numero 11, Brunetti. Bisogna vedere poi se lì c'è stata pressione o volontarietà, poi la volontarietà in maniera molto relativa, quello di andare insieme al giocatore verso un pallone che stava arrivando, se c'è stata appunto questa forza per spingerlo a terra o al semplice contatto il giocatore si è buttato. Io reputo giusta l'ammonizione a Federico nel primo tempo, quando in un'azione molto simile è andato a terra e l'arbitro, perché non c'era fallo, si vede, il fallo si vede, uno se ne accorge. Così come non sono riuscito a capire il fallo da fuori area di Turone sul giocatore numero 14, Bonomi. Oltretutto questo ragazzo è stato messo in campo proprio per aggiustare una difesa che faceva acqua da tutte le parti. Quando lui è entrato in campo, il Prato, almeno a livello difensivo, ha ragionato di più, ha avuto la possibilità di chiudere maggiormente gli spazi, anche se Bonomi non è un gigante, ma è riuscito a fare molto. Poi è stato anche premiato dalla sorte, anzi dalla sua bravura, questo sinistro che va nella barriera che si apre e va a fil di palo. E lì ci vorrebbe veramente da rivederla quell'azione, per vedere se Turone ha toccato con una mano, come poteva sembrare, giustamente diceva Peppino Di Pasquale, può darsi che ci sia stato un tocco di mano. Io, per quanto riguarda proprio un fallo di piede, non l'ho visto, però ormai le cose sono andate così. Giustamente Sergio Mancini nella scheda, e io faccio un plauso a lui perché ha riportato veramente tutto. In altri emittenti che abbiamo visto nel pomeriggio hanno tolto molte cose, quindi hanno ridotto all'osso e magari non si è visto esattamente il predominio territoriale del Lanciano. Tutte quante le azioni, tutti i tiri in porta, quelli che hanno centrato lo specchio della porta e quelli che sono andati fuori, li abbiamo rivisti in questa scheda.
mentre le altre televisioni hanno fatto vedere qualcosa di molto consunto, più concentrato. Il Prato ha tirato in porta 4 volte, 2 gol e 2 parate da parte del portiere. È stato veramente tutto quanto lì. Quindi la partita può essere filmata in questi pochi minuti di scheda. Bene, con Peppino Di Pasquale volevo invece spendere 2 battute prima delle interviste sulle altre abruzzesi. Il Chieti, che ha perso, come del resto il Lanciano, un'ottima occasione, nel caso del Chieti, per tentare la fuga, quella del Lanciano per agganciare il Rimini. E c'è questo Teramo che ormai ha ridosso anche del Lanciano un punto dai rossoneri e che sembra la squadra più in forma tra le 3 abruzzesi del raggruppamento in questo preciso momento. Il Teramo è quella che nel girone sta facendo meglio di tutti, si è prepotentemente reinserita nella lotta per la promozione, quindi in zona playoff. Se riesce a confermare questo ruolino di marcia e quindi ad avere questa continuità, si apre la strada a qualsiasi risultato finale, cioè sta andando con dei ritmi incredibili, le ultime 3 le ha vinte tutte, mi pare, per cui è veramente la squadra che sta dando il meglio di sé rispetto di tutti. Per quanto riguarda il Chieti, nonostante le ultime 2 partite abbia preso solo 2 punti, è ancora in testa, però ha qualche piccolo problema, però comunque credo che possa mantenere questi ritmi fino alla fine, per cui anche se non dovesse arrivare prima, comunque ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione fino in fondo. Angelo, per quanto riguarda invece il Lanciano, nelle prossime gare ci sono 2 squadre toscane sulla strada dei Frentani che potrebbero dire molto sul proseguo del campionato. C'è una partita difficilissima che è quella di domenica prossima a Viareggio. Il Viareggio, seconda partita consecutiva in casa, oggi ha perso malamente 2-1 con il Teramo. Ricordiamo questa squadra che ci fece soffrire moltissimo la terza riandata, con Luconi che segnò 2 gol e il Lanciano ha dovuto recuperare proprio in extremis. Quindi è un momento che sicuramente trova delle difficoltà, però il Lanciano, così come l'abbiamo visto oggi e come l'abbiamo visto anche a Rimini, che sono 2 partite che in un certo senso possono essere accomunate tra di loro, fanno vedere una squadra ritrovata sotto l'aspetto dei collegamenti e sotto l'aspetto della velocità del gioco. Si trovano a memoria questi giocatori, per cui anche se pensare a una trasferta difficile come quella di Viareggio può in qualche maniera creare delle preoccupazioni, io credo che la grinta di questa squadra possa sopperire a questo, questo gap iniziale. Però è importante a mio avviso, ne sono proprio convinto, ogni domenica di più, che ci vuole un ritocco. Ci deve essere la possibilità di poter finalizzare meglio tutto ciò che si costruisce. Tutto quanto questo magari è detto da noi che seguiamo il Lanciano nei confronti delle persone che stanno a casa, può sembrare un discorso, se vogliamo, strano, quantomeno da tifoso. Io credo che sia una faccenda abbastanza tecnica, che stando vicino a questa squadra ci si accorge della difficoltà di alcuni uomini di andare lì a finalizzare tutte quante le azioni. Diciamo che fino alla 3/4 avanzata il Lanciano è una delle migliori squadre di questo torneo, ma poi si perde, anche se segna molto, ma prende anche molti gol. E quindi è un po', in un campionato, secondo me, estremamente livellato, è un campionato dove basta poco per trovarsi al vertice della classifica e basta poco per trovarsi giù. Adesso vediamo questo Rimini che perde a Gualdo, che era partita come una squadra accreditata e poi si è persa per strada. Quindi il Rimini, grande favorita, e oggi è stata una giornata, secondo me, a favore del Teramo e a favore del Chieti. E Chieti, che poteva sentirsi il fiato sul collo, come si dice, anche da parte del Lanciano, se prendeva altri 2 punti in questa partita, o del Rimini stesso, se non avesse avuto questa battuta di arresto a Gualdo. Quindi, a mio avviso, ci sono tutte quante le possibilità, non per fare i playoff, che oggi mi sembra un traguardo minimo e a portata di mano di molte squadre, almeno di 7-8 squadre. Io dico che c'è la possibilità di arrivare al vertice della classifica e di tentare anche la fuga, ma basta volerlo e basta fare quei piccoli accorgimenti. Adesso abbiamo sentito in giornata notizie anche da altri campi, dove tutte le squadre vogliono sfruttare quelle più accreditate.
questa ultima settimana di mercato per cercare di operare qualche ritocco? Io credo che bisogna pensarci anche qui a Lanciano. Lanciano, secondo te? Ma se ne parla, però si dice sì, faremo, sono stati fatti dei nomi che poi sono stati, si sono rilevati totalmente, diciamo, inesistenti come possibilità. E si dice, ma in effetti poi non si fa. Io mi auguro che si faccia qualche cosa. Basta riguardare un attimino, ma ci sono delle persone nell'ambito della società, nell'ambito dell'aspetto tecnico di questa squadra che sanno il da farsi. L'importante è volerlo fare. Bene, adesso sentiamo le interviste nel dopo partita, rilasciate proprio ai microfoni di Angelo Vignoli da alcuni protagonisti, dai due tecnici e dal bomber Margheriti. Allora, Castore, un dopo partita sicuramente che va al di là del risultato in campo, c'è molto nervosismo, c'è molto da ridire forse su questo arbitraggio di oggi? C'è molto da recriminare, perché noi abbiamo giocato una grandissima partita. A volte le partite si possono perdere o pareggiare anche per proprie colpe o per meriti degli avversari. Quando è così uno sta nervoso per forza, perché vede le ingiustizie, e parlo senza mezzi termini, intanto di alcuni falli che non sto qui a sottolineare per non diventare proprio stucchevole. Parlo di quando ha fischiato il 45esimo sull'azione di Federico, palla in movimento, sta per mettere palla al fondo, fischia la fine del primo tempo. Al 90esimo da 4 minuti di recupero, al 5° minuto di recupero, ripeto, verificatelo attraverso le immagini, ha fatto battere un calcio d'angolo per dare l'ultima opportunità a Prato di chiudere la partita in vantaggio, quando su palla ferma, a tempo scaduto, solitamente qualsiasi arbitro fischia la fine. Lui ha dato la possibilità a Prato di finire l'azione perché poteva crearci un pericolo. Noi, palla in movimento, fischiamo il 45esimo. Poi lasciamo soprassedere sul resto. Non posso nemmeno soprassedere su una situazione che si è verificata nel secondo tempo, quando sul nostro calcio d'angolo, credo di Cichella, il loro numero 9, o perlomeno un giocatore, penso che era Pelatti, sulla colpo di testa che fa, sulla respinta, è uscito dal campo, è uscito, cioè è andato fuori dal campo. Questo atteggiamento qui è da ammonizione e da punizione per la squadra che attacca, perché non si può uscire dal campo per lasciare in gioco gli avversari. Andatevelo a vedere, perché io le partite le vedo con molta attenzione. Quindi lui anche qui è stato, oltretutto, ha dimostrato di non conoscere il regolamento, come minimo. Al di là di questo sfogo, entriamo nell'aspetto più spettacolare del Lanciano, quello del primo tempo. Grande partita, grandissima partita, abbiamo giocato benissimo, abbiamo creato tante palle gol, forse un po' di disattenzione dietro perché abbiamo regalato delle palle inattive. Ci sono le attenuanti, perché Turone, Colavito e Amadio hanno giocato per forza. Turone, vabbè, era in condizione un po' più accettabile rispetto agli altri due, ma gli altri due sono stati rimessi in campo per necessità virtù. Nunziato ieri ha avuto qualche linea di febbre, quindi la squadra sotto l'aspetto fisico aveva dei problemi, non poteva dare più, però alle difficoltà ci abbiamo messo il nostro solito grande cuore, e non meritavamo questo atteggiamento, perché la partita si poteva anche pareggiare, ma non per queste cose qui. Sono rammaricato per il risultato, che alla fine l'accettiamo serenamente. Siamo stati anche molto sfortunati oggi, respinte sulla linea, loro hanno fatto due gol su un rigore e una punizione. Noi abbiamo creato tantissime palle gol, siamo stati molto sfortunati, però alla fine l'abbiamo raddrizzata e guardiamo avanti nonostante queste penalizzazioni. Due partite molto simili, quella di Rimini e quella di oggi con il Prato. Un Lanciano che cresce, che riesce sicuramente a mettere sotto l'avversario, però non riesce mai a dare la stoccata definitiva per vincerle queste partite. Beh, l'ho detto prima, oggi ci vuole anche un pizzico di buona sorte a volte, perché mentre stavamo prendendo a pallonate il Prato, sono andati giù, non ha fatto un gol su rigore, non erano mai entrati in area. Abbiamo finito in crescendo il primo tempo, creato palle gol, parate del portiere che con noi diventano tutti fenomeni. Nel secondo tempo la prima punizione è passata fra la barriera, è andata all'angolino coperto, l'angolino che copre la barriera. Voglio dire, a volte c'è anche un pizzico di mala sorte, come quando il tiro di Margheriti è stato respinto sulla linea. Tante situazioni che magari, a volte non gira tutto per il verso giusto, però l'importante è saper interpretare bene le partite, al di là delle difficoltà che domenicalmente si incontrano. Mister Esposito, una partita rocambolesca, un po' come quella dell'andata, in tre volte il Lanciano in vantaggio, 3-3 finale, due volte in vantaggio il Prato, 2-2 il finale di questo incontro. Un incontro dove ha visto il Prato soffrire un po' nel primo tempo, però ha raccolto tutto quanto quello che ha seminato. Prato ha sofferto la prima mezz'ora sicuramente, un buonissimo avvio del Lanciano. Queste condizioni per noi sono condizioni nuove, abbiamo una squadra molto giovane, ragazzi molto giovani, sono stati un po' sorpresi da questa aggressività, da questo clima anche diverso da quello che usualmente noi andiamo a affrontare domenicalmente. È
sicuramente i meriti di Lanciano, che ci ha messo in difficoltà la prima mezz'ora, però poi credo che il Prato abbia dimostrato anche di poter tenere testa a una squadra che sicuramente è una squadra importante, e lo ha fatto con puntiglio, con attenzione, e alla fine siamo mancati nel colpo di grazia. Io credo che ci è mancato il 3-1, che sarebbe stato forse troppo, però avrebbe sicuramente chiuso la partita, e allora a quel punto lì un rigore poteva anche succedere in queste circostanze, in questo clima. È venuto fuori questo rigore, e il pareggio è assolutamente giusto. Castori era molto arrabbiato per quanto riguarda la conduzione dell'arbitro, la conduzione della partita. Lei come l'ha vista questo arbitraggio? No, io non sono abituato, ma non da oggi, ormai da anni purtroppo, a dare delle grandi valutazioni sull'arbitro. Io credo che invece, contrariamente a quello che pensa il mio allenatore della squadra avversaria, io credo che l'arbitro abbia fatto una buona gara, abbia sicuramente tenuto bene la partita in condizioni climatiche non facili, torno a dire. Un'ultima analisi su questa giornata: i Chieti capolista che pregge, Rimini che perde, le inseguitrici che si dividono un punto, Lanciano e Prato. Sì, anche se noi sulla carta, per quello che può valere un foglio di carta, però teoricamente avevamo l'incontro più difficile, perché venire a Lanciano era sicuramente la partita più difficile della giornata, e abbiamo un po' di rammarico perché in fondo potevamo vincere, però in effetti poi il risultato di parità ci può anche andare bene. Gianni Margheriti, l'artefice di questa rimonta, se vogliamo un po' rocambolesca, ma diciamo molto giusta. Sì, alla luce anche soprattutto del primo tempo che abbiamo fatto, penso uno dei più belli, i primi tempi che io ricordi da quando sono a Lanciano. Purtroppo ci siamo trovati sempre in svantaggio, recuperare non è mai facile, soprattutto una squadra che gioca molto bene come il Prato. E 3 gol in 2 partite per quanto riguarda il tuo bottino personale, ma quello che mi è più importante dal mio punto di vista sottolineare è come mai il Lanciano gioca benissimo oggi nel primo tempo, gioca molto bene a Rimini, però non riesce mai a concludere e a ottenere quello che effettivamente semina. Come mai? Sono momenti in cui gira, non dico storto, perché poi alla fine ci si può pure accontentare del pari, però sono momenti in cui magari non va tutto come deve andare, perché loro magari sono riusciti a fare un tiro, un gol. Noi il primo tempo abbiamo fatto 10 tiri e è entrato solo uno, mentre altre volte noi abbiamo fatto anche 4 vittorie di fila, perciò i punti li abbiamo fatti, però in questo momento ci sta mancando quel guizzo che serve per riagganciare le prime. Gli addetti ai lavori dicono che non c'è la squadra che possa ammazzare il campionato quest'anno, ma ci potrebbe essere un Lanciano che con un po' di determinazione, con un po' più di fortuna, potrebbe essere la squadra migliore. Cosa ne pensi? Questo lo dicono gli addetti ai lavori. Io sono d'accordo, io sono fiduciosissimo in questa squadra, perché insomma abbiamo incontrato tutti e non ci ha messo sotto nessuno. Perciò io penso che possiamo lottare con le prime, però purtroppo è così, dobbiamo vincere, dobbiamo inanellare come nel girone andata 3-4 vittorie di fila per riagganciare le prime e superarle. Un'ultima cosa, il morale vostro dopo queste 2 partite? Ma il morale è alto, solamente dobbiamo combattere sempre con questi, noi sbagliamo perché non possiamo comunque sia rimanere tutte le volte in 10, noi è una costante ormai, non so se sono 7, 8, 9 partite che rimaniamo in 10, e queste cose si pagano anche perché domenica prossima ci mancherà Leone, che è un giocatore importante per questa squadra, e sono assenze che alla fine possono pesare. Bene, dopo le interviste, i saluti finali di Angelo Vignoli, che deve scappare. Noi poi dopo la pubblicità concluderemo l'argomento C2 con i marcatori di giornata. Angelo, ultime considerazioni su questa giornata. Ma in generale diciamo che abbiamo un po' toccato tutti quanti i temi. Forse vorrei soffermare un attimino su quest'ultima frase, ci eravamo arrivati anche noi prima. Anzi, prima di concludere, io vorrei, qui abbiamo un tecnico, uno che secondo me di regolamento ne sa più di noi. Per quanto riguarda il discorso di Castori, questo io che non conosco bene il regolamento, ma mi sono soffermato sul movimento di questo giocatore, Pelatti, che nel momento in cui c'era il colpo di testa su calcio d'angolo, lui esce fuori, va dietro la porta, poi rientra. Ecco, è giusta l'analisi di Castori? Io suppongo di sì, però cerchiamo un conforto. Tu sei no, un tecnico, perfetto, il regolamento. Castori ha ragione, il giocatore non può uscire dal campo per lasciare in fuorigioco, va ammonito e se l'arbitro interrompe calcia a 2.
Quindi c'è un calcio a due dal vertice dell'area, dalla linea dell'area piccola. Viene ritirato su. Giustamente era molto arrabbiato. E niente, l'espulsione. Purtroppo due giornate Furlanetto, due ne beccherà sicuramente il Leone. Si va Viareggio con un centrocampo da reinventare. Sappiamo quanto sia importante Luca Leone in questa squadra. Dal suo piede parte ogni suggerimento. È una persona, forse è un giocatore pensante, l'abbiamo detto in tanti anni, ormai lui è un lancianese a tutti gli effetti. Quindi bisogna reinventarsi questo centrocampo e diventa tutto quanto più difficile. Io suppongo che bisogna lavorare anche a questo livello, cercare di disciplinare l'aspetto emotivo dei giocatori e di fronte anche ad ingiustizie, se vogliamo, o a falli pesanti da parte degli avversari, bisognerebbe mantenere la calma e cercare di guadagnarsi il termine della partita e il proseguo del campionato. Bene, ringraziamo Angelo Vignoli, noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, subito dopo i marcatori della Serie C e via via tutti gli altri argomenti della giornata. Bene, torniamo in studio e come promesso andiamo a vedere quali sono stati i marcatori di giornata in Serie C2 e Girone B e come sempre vediamo tutti i marcatori. In Gualdo Rimini la sorpresa della giornata, se vogliamo, che ha in un certo senso favorito le abruzzesi, doppietta di Spagnoli al 24esimo e all'85esimo, secondo gol segnato sul rigore. Il Gubbio vinceva in casa con il Castelnuovo Garfagnana con un gol di Vitali al 14esimo, pareggio degli ospiti con Ferretti al 41esimo, abbiamo visto con le immagini i gol di Lanciano Prato. Per quanto riguarda Maceratese Russi, gol all'86esimo di Valiani. In Rondinella Castel San Pietro giocata ieri, gol del Castel San Pietro al 79esimo con Pierotti, pareggio in pieno recupero di Tavano su calcio di rigore. Il San Marino e il Limolese pareggiano 1-1, al 45esimo torna in gol Actis Dato, al 45esimo in vantaggio Limolese, al 65esimo pareggio del San Marino con D'Amato. In San Giovanese Faenza in vantaggio la formazione di casa al 45esimo in gol con Battistini, pareggio di Guarnieri sul rigore all'80esimo. E infine il Teramo che spugna Viareggio, il Teramo in gol con Mirtai al 33esimo, raddoppio di Giunta al 35esimo e poi per il Viareggio al 74esimo gol di Bonuccelli. Questo per quanto concerne la Serie C2 Girone B, adesso possiamo cambiare campionato e parlarvi del campionato di Serie D Girone F, seconda di ritorno, questi risultati. Cesi San Benedettese 1-2, Civitanovese Monturanese 2-0, Ladispoli Monterotondo 0-2, Latina Morrodoro 0-1, Ostia Mare Novaiesi 2-2, Angolana Foligno 2-0, Rieti Terracina 3-1, Tivoli Aprilia 1-2, Tolentino Astrea 1-3. La nuova classifica con la San Benedettese sempre più sola al comando con 45 punti, Astrea 36, Civitanovese 34, Novaiesi 31, Latina 30, Tivoli e Ostia Mare 27, Aprilia 25, Monterotondo 24, Rieti e Tolentino 22, Cesi 21, Morrodoro 20, Terracina e Monturanese 19, Foligno 18 insieme alla Dispoli, l'Angolana chiude con 15 punti. Allora Peppino, una giornata contraddistinta dalla contemporanea vittoria delle due abruzzesi, per una di esse è addirittura la classifica la porta addirittura fuori dalla zona retrocessione, parliamo del Morrodoro, speranze riaccese invece per l'Angolana. Certo, le vittorie di Angolana e Morrodoro sono state importantissime oggi perché con le contemporanee sconfitte di Terracina, Ladispoli e Monturanese il gruppo di coda si è ricompattato. Ricompattandosi il gruppo di coda chi ne beneficia di più è l'Angolana perché riesce così ad attaccarsi e riattaccarsi alla zona salvezza e ne beneficia di riflesso anche il Morrodoro perché così riesce a togliersi un attimino da questa zona calda. Certo per il momento però se riuscirà il Morrodoro a dare continuità a questa situazione, perché nelle ultime tre partite ha pareggiato in casa con la Dispoli e poi ha vinto con Tolentino e ha vinto oggi, ha preso 7 punti, per cui se riesce a dare continuità si tira fuori. Io ho sempre creduto che potesse tirarsi fuori e veramente stanno facendo cose buone. Per quanto riguarda i gol degli abruzzesi, il gol partita del Morrodoro a Latina è firmato da Antonelli alla mezz'ora del primo tempo. Per quanto riguarda l'Angolana, i gol sono di Riganò al 25esimo del primo tempo e di Simone al 34esimo della ripresa. E adesso possiamo andare con i risultati di eccellenza della quarta giornata di ritorno. Castelnuovo Casoli 1-1, Notarisco Lauretum 3-1, Celano Montereale 0-0, Penne Mosciano 2-2, Cappelle Nuova Vezzano 4-2, Montorio Ortona 1-2, Rosetana Pianella 1-0, Montesilvano Provasto 0-2, Val di Sangro Sulmona 2-1.
La classifica al comando la Provasto con 43 punti, Notaresco 42, Val di Sangro 40, Nuova Vezzano e Rosetana 32, Casoli 31, Montorio e Mosciano 30, Montesilvano e Celano 29, Pianella 27, Penne 26, Lauretum e Castelnuovo 23, Sulmona e Ortona 22, Cappelle 19, chiude il Montereale con 11 punti. Una giornata che non dice molto per quanto riguarda la testa della classifica, tutte e tre le prime della classe sono vincitrici, in coda tra le formazioni chietine, bel colpo dell'Ortona a Montori. Questo forse è il risultato più sorprendente della giornata, sei d'accordo Peppino? Cappelle che certo, è importantissimo, hai ragione. E loro hanno fatto benissimo. Quello che è successo in coda questa domenica è importante, perché domenica scorsa ci stavano 5 squadre in 7 punti. Adesso le stesse squadre sono raggruppate in 4 punti. Ciò significa che i giochi sono apertissimi e che fino alla fine credo che soltanto il Montereale da questo punto sia un pochettino tagliato fuori. Ma per le altre i giochi saranno aperti fino alla fine e ci sarà da giocarsela fino in fondo. Bene, andiamo a vedere adesso, tra l'altro ricordiamo che domenica si giocherà Provasto Val di Sangro, un incontro molto importante per le zone alte della classifica. Sono quasi 40 punti ancora, per cui i giochi sono apertissimi, è ancora tutto da giocare. Bene, vediamo i marcatori, come dicevo, per quanto riguarda Castelnuovo Casoli, in vantaggio il Casoli al 22esimo della ripresa con Antignani, pareggio alla mezz'ora di Gian Matteo. Il Notaresco vince con il Lauretum grazie ad una tripletta di Marcello Di Giuseppe al 20esimo e al 30esimo del primo tempo e al 42esimo della ripresa. Nel frattempo, alla mezz'ora del secondo tempo, c'era stato il gol del Lauretum con Castellano su calcio di rigore. Il Penne e il Mosciano pareggiano 2-2, in vantaggio il Mosciano all'ottavo con l'ex di turno Ciccarelli. Il Penne pareggiava con Costantini al 20esimo, gol del Mosciano al 32esimo con Rastelli e infine il pareggio definitivo della gara con Del Gallo al 23esimo della ripresa. Il Cappelle strapazza la Nuova Vezzano con due doppiette di Masciovecchio e Di Fabio nel primo tempo, poi Maggiore che è autore di una doppietta per la Nuova Vezzano al 16esimo e al 42esimo, secondo gol sul rigore, poi nella ripresa, come dicevamo, ancora Di Fabio al secondo e Masciovecchio al settimo. Il successo esterno dell'Ortona a Montorio al 35esimo, in vantaggio i padroni di casa con Gonzales, al 45esimo l'Ortona pareggia con Calizia e poi D'Attanasio al 25esimo della ripresa. L'1-0 della Rosetana col Pianella, gol partita di Coletti alla mezz'ora della ripresa, due gol della Provasto che stende il Montesilvano in trasferta, i biancorossi a segno nella ripresa al 22esimo con Antonacci e al 46esimo con Cichella. E infine la Val di Sangro che batte il Sulmona a Montemarcone, gol fulmineo di Marco Cicchitti al primo, poi nella ripresa momentaneo pareggio Ovidiano con Fidanza al 22esimo e infine gol partita della Val di Sangro con Antonello Crognale al 25esimo. Questo per quanto riguarda il campionato regionale di eccellenza. Non ci sono stati 0-0 in tutte le partite, si è segnato quest'oggi. Vediamo cosa è successo in promozione, lo stesso vale anche in questo caso, risultati con gol in tutte le gare: Alto Tordino Sant'Egidiese 0-1, Bellante Atletico Nepezzano 1-3, Atri Alba Adriatica 1-0, Luco De Marsi San Nicolò 3-1, Ponte Vomano Pescina 2-1, Sant'Omero Colonia Spiaggia 1-0, San Benedetto De Marsi Nereto 2-1, Tortoreto Pineto 3-0. La classifica: Sant'Egidiese al comando con 38 punti, Sant'Omero 34, Atletico Nepezzano 31, Atria 28, Nereto Pescina e Luco De Marsi 23, San Benedetto De Marsi 21, Pineto e Alba Adriatica 20, Bellante 19, San Nicolò 18, Tortoreto e Ponte Vomano 16, Colonia Spiaggia ed Alto Tordino 14 punti. Giornata nella quale la Sant'Egidiese vince sul terreno dell'Alto Tordino, ma d'altronde era prevedibile visto che si trattava di un testa coda, e il Sant'Omero vince di misura col Colonia Spiaggia. Nulla cambia quindi in testa la classifica. Ma in testa no, tutte le prime quattro hanno vinto tutte, ma è cambiato molto in coda invece, perché il San Benedetto va a 21 e si tira un po' fuori dalla zona retrocessione. È il Tortoreto che vince sul Pineto, il Ponte Vomano che comunque ha ottenuto una vittoria importantissima sul Pescina, hanno inguaiato l'Alto Tordino e il Colonia Spiaggia, perché adesso sono ultimi a 14 punti. Quindi la lotta per l'ultimo posto è durissima, perché eventualmente attualmente è aperta a 4 squadre. E per i play-out, dal Bellante in giù, sono tutte coinvolte, per cui la lotta per non retrocedere in questo girone è durissima. La classifica è cortissima.
Vediamo subito, dicevi, scusa, volevi... No, niente, la classifica è molto corta, quindi da 18 in giù tutte teoricamente possono chiudere all'ultimo posto. Bene, stavamo parlando dei marcatori, rapidamente, per quanto riguarda il Totordino Sant'Egidiese, il gol partita degli ospiti di Conversi al 90esimo, poi il Bellante che perde in casa con Nepezzano, in vantaggio gli ospiti al 20esimo con Campitelli, il raddoppio di Giancola al 35esimo, al quarto d'ora terza rete di Rozzi e poi gol della bandiera del Bellante con Rossi al 40esimo. Di Francesco sul rigore regala il successo all'Atria sull'Alba Adriatica, il Luco vince col San Nicolò, al quarto Catalinacci, pareggio un minuto dopo di Covelli, poi Fidanza al 40esimo e Gissi sul rigore al 47esimo della ripresa. Il Ponte Vomano batte il Pescina al terzo Mattioli, al 13esimo Capitanio, manca il gol del Pescina. Per quanto riguarda il gol del Santomero è firmato da Lazzarini al 40esimo, il San Benedetto col Nereto segna per primo con Fosca all'ottavo, raddoppio di Piccone al primo della ripresa, gol degli ospiti con Di Ottavio sul rigore al 42esimo. Infine i tre gol del Tortoreto con il Pineto, nel primo tempo doppietta di Rocco al quarto e al decimo e nella ripresa al 25esimo Cirilli. Questo per quanto riguarda il campionato di promozione Girone A. Prima della pausa pubblicitaria vediamo cosa è successo nel campionato di promozione Girone B. Vediamo subito questi risultati: Alanno Manoppello 1-1, Caldari Trigno Eccellenza 1-0, Folgore San Buceto San Salvo 1-1, Francavilla Miglianico 1-1, Guardia Grelle Treville 1-0, Pratola Peligna Ripatiatina 3-4, Silvia Tessa 0-0, Tollo Colle Corvino 3-2. La classifica al comando il Silvi con 42 punti, Francavilla 33, Manoppello e Guardia Grele 32, Miglianico 31, Atessa 26, San Salvo 24, Treville 21, Folgore San Buceto 20, Ripatiatina 19, Alanno 18, Pratola Peligna 16, Colle Corvino e Tollo 14, Trigno Eccellenza 13, Caldari 8 punti. Tanti i temi di questa giornata, Peppino. Primo tra tutti il Silvi che è fermato in casa dalla Tessa, che raggiunge l'11° risultato utile consecutivo, lo ricordiamo. Il Silvi che comunque mantiene un largo vantaggio sul Francavilla, Francavilla che non riesce a trovare il ritmo giusto nonostante Leonardo Di Flori in panchina e a sua volta viene riavvicinato da altre formazioni, Guardia Grele in primis, ma anche Manoppello che sono a un punto. Ma c'è una stranezza innanzitutto sull'andamento di questa giornata, che è l'unica squadra dal quintultimo posto in su a vincere è stato il Guardia Grele, perché poi hanno vinto Pratola, Tollo e Caldari. Quindi l'unica squadra nella medio-alta classifica ad essersi avvantaggiato di questo turno è stato solo il Guardia Grele. E a questo punto la lotta per il secondo posto è apertissima e coinvolge almeno quattro squadre, poi bisognerà vedere chi avrà continuità fino alla fine. Fa notizia la vittoria del Caldari, è la prima, e quindi adesso è a meno 5 dal penultimo posto, quindi può avere sicuramente ancora speranze di lasciare l'ultimo posto e agganciarsi per i play-out. Bene, tra poco vedremo il servizio su Guardia Grele Treville, l'unica squadra di cui naturalmente si avvantaggiava in classifica, Guardia Grele Treville, che sarà mandata anche in telecronaca subito dopo la trasmissione gol. Adesso però linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Bene, rientriamo in studio. 0872 44 744 il nostro numero telefonico per intervenire in trasmissione e fare delle domande sulla giornata al nostro ospite Peppino Di Pasquale. E adesso possiamo invece continuare a parlarvi di promozione Girone B, o meglio andando a vedere le immagini salienti di Guardia Grele Treville. Vincono i padroni di casa con il minimo scarto. Il commento è di Filippo Costantino. 17ª giornata di questo campionato di promozione al Girone B, qui dal comunale di Guardia Grele si affrontano Guardia Grele e Treville, entrambe formazioni in emergenza, rimaneggiate, l'assenza di Pomponio e Morgione da una parte, quella di Iacovone e Di Camillo dall'altra. Partita comunque interessante, due formazioni che provengono l'una da una sconfitta, il Treville contro il Folgore San Buceto, e l'altro dalla vittoria a Colle Corvino, il Guardia Grele per 1-0.
formazioni rimaneggiate, dicevamo, e condizioni del terreno di gioco pessime per la pioggia battente, scarsa la visibilità. Il direttore di gara ha qualche dubbio sul far giocare o meno la partita. Alla fine si decide per il gioco, si inizia in ritardo e la prima azione importante della partita è proprio quella del gol decisivo al 15°. Il tiro di Toppa ribattuto dal numero 1 del Treville, prontissimo però De Fabrizis con il piatto destro mette in rete 1-0 per il Guardia Grena. Al 26° risponde il Treville con l'occasione per Dorazio, che sul colpo di testa di Bedotti colpisce il pallone con la punta del piede, pallone però che termina fuori. Al 43°, prima della fine di questo primo tempo, povero di emozioni, occasione per Bendotti che si gira bene in area e tira, però la conclusione del numero 9 è debole centrale, nessun problema per Crognani. Andiamo alla ripresa, dove le condizioni di visibilità ci sono senz'altro più favorevoli, e al quarto minuto Simonetti ha un'occasione buona per spingere la palla in rete sul tiro cross di D'Andrea, però non arriva in tempo il numero 11 Granata. Al 7° dall'altra parte il Treville si rende pericoloso con uno spiovente su punizione di Menno, nessuno però riesce a prendere il pallone, un po' disattenta la difesa granata. Al 18° ancora il Treville alla disperata ricerca del pareggio con la punizione di Bleve, debole però la conclusione del numero 13 e risponde Crognale distendendosi sulla sua destra. E al 26° una delle ultime occasioni per il Treville, Di Matteo si gira bene in area ma liscia clamorosamente il pallone, sfuma anche quest'ultima occasione per gli ospiti. Partita intensa negli ultimi minuti, il Treville ha tentato in tutti i modi di agguantare il pareggio, ma il Guardia Grele si è dimostrato roccioso e ferreo, soprattutto a centrocampo, pertanto porta a casa 3 punti importantissimi per il morale e la classifica. Da Guardia Grele è tutto, Filippo Costantino per Telemax. Bene, questo era il servizio su Guardia Grele Treville. Nella telecronaca abbiamo depurato una buona parte del primo tempo perché, come avete visto, le immagini erano improponibili causa nebbia, anche il gol non è che si sia visto proprio in maniera bellissima, anzi si è capito ben poco a dir la verità. Comunque telecronaca di Guardia Grele Treville nel dopo e gol. Per quanto riguarda adesso la scaletta abbiamo anche le interviste ai due tecnici realizzate dal nostro Filippo Costantino e possiamo andarle senz'altro a vedere. Mister Flocco, altro risultato utile per il Guardia Grele, il turno casolingo era favorevole anche se il Treville si è dimostrato un avversario duro, soprattutto negli ultimi minuti in cui gli uomini gialloverdi hanno premuto di più. Sì, una grossa prestazione della mia squadra, secondo una grossa squadra, su un campo impossibile, una vittoria voluta a tutti i costi e ottenuta, un piacere per me e per i miei ragazzi. Abbiamo visto anche l'inserimento di Colanzi che probabilmente ha dato più concretezza al centrocampo e abbiamo visto muoversi con rapidità nonostante il campo, come ha detto lei, Toppa e Simonetti senza problemi. Sì, a quel punto, visto che la squadra, il Treville, che secondo me non merita la classifica che ha, è un buon complesso, avrà i suoi problemi come del resto ce l'abbiamo anche noi. Per ritornare a Colanzi, ho visto che il Treville stava venendo fuori, non aveva più nulla da perdere, ho preferito mettere un centrocampista e togliere una punta, tutto qua. E per arrivare lì su cosa manca, mister? No, niente, andiamo avanti, lo dicevo dall'inizio, domenica dopo domenica, cercando di trarre sempre il massimo, sognare non ci costa niente. Mister Di Camillo, come parlavamo col suo collega Mister Flock, abbiamo visto un ottimo Treville che non merita la posizione in classifica, anche se è un campionato che per ora non si sta rivelando troppo fortunato per voi, soprattutto anche gli infortuni, Iacovone abbiamo visto oggi ed altri giocatori. Hai detto bene, purtroppo è un periodo che ci va tutto storto, tutti questi infortunati qua, però oggi i ragazzi che hanno giocato hanno fatto una grossa prova. Si aspetta per il futuro un campo migliore probabilmente e più fortuna quindi. Speriamo di recuperare prima gli infortunati e poi ce la giocheremo tutte le partite con tutti quanti.
Bene, adesso vediamo i marcatori di questa giornata. Per quanto riguarda l'anno Manoppello, i gol e la ripresa portano la firma di Aceto al quinto per quanto concerne la Lanno. Per il Manoppello, gol di Bonelli due minuti dopo. Il Caldari che vince per la prima volta in questa stagione con il Trigno Celenza, gol partita di Mammarella al 40° della ripresa. La Folgore San Buceto, prossimo avversario del Guardia Grele domenica prossima, pareggia con il San Salvo, in vantaggio gli ospiti al terzo con Tara Borrelli, al 38° pareggio di Vaccarini. Anche a Francavilla si segna nel secondo tempo, al 15° in vantaggio per l'11 di Di Florio Tomeo, pareggio di Marinucci al 40°. Il Guardia Grele abbiamo intravisto il gol di De Fabritis al 18°. Per quanto riguarda Prato La Ripa, da segnalare la grossa rimonta del Ripa Teatina che perdeva 2-0, anzi vinceva 1-0 scusate, con Berardinelli. Poi ci sono stati due gol di Tommaso al 10° e di Mingola al 22° che portavano in vantaggio il Pratola. Pratola sul 3-1 al primo minuto della ripresa ancora con Mingolla e poi Ripa Teatina che segna 3 gol al quarto d'ora con De Cecco, al 35° con Piras sul rigore e al 48° con Tata Sciore. E infine il Tollo che vince 3-2 con il Colle Corvino, al 35° in vantaggio gli ospiti con Berardi, pareggio di Paolucci al 40°, ancora nella ripresa al 25° Dalla Costa e al 40° Lalli. Questo per quanto riguarda il campionato di promozione Girone B. Adesso rapidamente prima, seconda, terza e poi anche la pallavolo, prima categoria Girone B con risultati, marcatori e classifica. Calcio Vasto Crecchio 2-0, doppietta di Di Pietro, Orsogna Torino di Sangro 1-0, autorete di De Mutis, Perano Fossacesia 2-1, Gianni Massa e Spinelli per il Perano, Di Battista per il Fossacesia. Rocca Spinalveti Vacari non disputata per nebbia. Scerni Casalbordino 2-0, doppietta di Michele Colaiacovo, Spallanciano Paglieta 2-3 per i padroni di casa Giovanelli e Annibale, per il Paglieta Marchetti, Cericola, Fernando e Geniola. Valsinello Gissi Tornareccio 1-0, Di Palma in gol, Virtus Cupello Fara San Martino 0-1, gol di Muratelli. Geniola, stavo riflettendo, per il Paglieta dovrebbe trattarsi di un autorete in quanto Geniola milita nella Spallanciano. Per quanto riguarda la classifica, Fara San Martino al comando con 39 punti, Spallanciano 35, Perano 33, Paglieta 29, Vacri 26, una gara da recuperare, Calcio Vasto 25, Casalbordino 21, Orsogna 20, Scerni 19, Valsinello Gissi 18, Torino di Sangro 17, Rocca Spinalveti e Virtus Cupello 14, Rocca Spinalveti una gara in meno, Crecchio 13, Fossacesi e Tornareccio 12 punti. Passiamo adesso alla prima categoria Girone C con risultati, classifiche e marcatori. Adriano Flacco Pescara Popoli 2-0, gol di Ciampoli e di Pentima. Arabona Castilenti 4-2, doppietta di Papa e doppietta di Di Meo per l'Arabona. Per il Castilenti in gol Corneli e Fortunato. Arielli River 1-0, gol di Monaco. Faresina Montupoli 1-2, Donatucci per la Faresina, Petetta sul rigore e Grimaldi per il Montupoli. Michetti Buttianico 4-1, doppietta di Lupone, poi Mariani e Salcio per il Buttianico d'Alessandro. Torino Bussi Tiburfuoco 1-1, Anzellotti e Rapposelli. Vestina Vispianella 90-3-2, Febbo delle Monache e Forsenna per il Vestina, Di Leonardo e Tatone per il Vispianella 90. Villanova Adriano Flacco Giuliano Teatino 1-1, Di Crescenzo per lo Sportland Villanova e Giampietro per l'Adriano Flacco. Volevo ricordare che domani a Calcio e Dintorni avremo ospiti proprio i rappresentanti dello Sportland di Villanova, oltre al Fossacesia 90, formazione di seconda. Questa è la classifica del campionato di prima categoria Girone C. Al comando torna la Flacco di Pescara, Flacco di Giuliano Teatino a 39, Montupoli e Michetti 28, Popoli 27, Tiburfuoco 24, Buchianico 23, Faresina, River e Tirino Bussi 21, Castilenti 20, Vestina 18, Arabona 17, Sportland Villanova 13, Arielli 7, Vispianella 90, 4 punti. Campionato di seconda categoria Girone D, Casa Canditella Poggio Fiorito 5-0, gol di Salvagno, Spadafora, San Massimo sul rigore, tripletta del solito Giordano. Castelfrentano Caporosso 3-0, Di Giacomo, Carosella e Menne i marcatori. Maiella 84, Nino Cerullo 1-1, Dal Pozzo e Fabio Catena. Real Francavilla Valdiforo 0-0, Calcio San Paolo Palombaro 1-1, non abbiamo i marcatori. Torrevecchia Brecciarola 3-5, Mincon F, Mincon S e Seccia per il Torrevecchia. 4 gol di Carmenini e 1 di Cavallo per il Brecciarola.
Treglio Canosa Sanita 0-2 di Nenno e Leonelli, Villa San Vincenzo Ari 0-0. Vediamo la classifica: Cassa Canditella 42 punti, Brecerola e Castelfrentano 32, Palombaro 29, Canosa Sannita 28, Villa San Vincenzo 27, Maiella 84 23, San Paolo 22, Torrevecchia 20, Ari e Nino Cerullo 18, Caporosso 16, Val di Foro Miglianico 13, Poggio Fiorito 8, Treglio e Real Francavilla 7 punti. Passiamo alla seconda categoria, girone F. Audax Palmoli, Torre Bruna 0-0, Carpineto Sinello Bomba 3-0, gol di Santilli, Di Paolo e Finamore, Fossa Cese 90, Real San Salvo 0-0, Mario Turdò San Salvo Marina 0-0, Palina Guastameroli 0-0, Pizzo Ferrato Villa Santa Maria 2-3, Dorfeo e Pasquarelli per il Pizzo Ferrato, doppietta di Diciclo, gol di Finamore per il Villa, San Vito 83, Marina Calcio 2-3, Guarino e Bucco per il San Vito, due gol di Liberatore e gol di Valentini per il Marina Calcio. E infine San Giovannese Sant'Anna 5-0, gol di Chioldin, grosso sul rigore, anzi grosso due gol, De Ninis e Forte. La classifica del campionato di seconda categoria girone F: Mario Turdò 44, Marina Calcio 39, Real San Salvo 38, Villa Santa Maria 37, San Vito 83 28, San Giovannese 22, Sant'Anna 21, Torre Bruna 19, Fossa Cese 90 e Carpinetto Sinello 16, Guastameroli, Audax Palmoli e Palina 15, Pizzo Ferrato 14, Bomba 12, San Salvo Marina 9 punti. Terza categoria, girone A Chietino, dodicesima giornata, Atletico Sogna, Torricella Peligna 4-1, Blob Casa Canditella, Teate 86 2-1, Dio ti ama Torrevecchia, Borgo Sauro Tollo 1-1, Rapino Lama dei Peligni 5-1, Rocca Scalegna, Viscasa L'Incontrada 1-0, Sant'Eusanio del Sangro, Fala 90 2-2, Stella Rossa Gesso Palina, Taranta Peligna 2-0, Vacri Villa Magna 1-0. La classifica: al comando il Rapino e l'Atletico Orsogna con 31 punti, Rocca Scalegna 29, Vacri 23, Villa Magna, Lama dei Peligni e Borgo Sauro Tollo 19, Fala 90 e Stella Rossa 16, Torricella Peligna 13, Blob Casa Canditella 12, Teate 86-10, Viscasa L'Incontrada 8, Taranta Peligna, Sant'Eusanio del Sangro e Dio ti ama Torrevecchia 6 punti, Viscasa L'Incontrada e Blob Casa Canditella una gara da recuperare. Terza categoria, girone B, dodicesima giornata anche in questo caso, Altinese 2000, Dogliola 97 1-1, Fraine Lentella 86 5-1, Guilmi, Villa Alfonsina 2000 non disputata per nebbia, Istonia 90, Civita Luparella 2-0, Montazzoli Pollutri 95 2-0, Virtus Tufillo Rocca 2000 2-0, Vis Rocca San Giovanni, Santo Sperano 3-1. La classifica: Istonia 90 30, Altinese 2000 29, Fraine 26, Virtus Tufillo 21, Guilmi Dogliola 97 20, Rocca 2000 18, Civita Luparella 16, Vis Rocca San Giovanni 14, Montazzoli 12, Lentella 86 9, Pollutri 95 e Villa Alfonsina 2008, Santo Sperano 6 punti. Villa Alfonsina 2000 e Guilmi, una gara da recuperare. E adesso siamo alla pallavolo. Possiamo darvi, oltre che il risultato della Cetias con la vita BLS Lanciano, che vince per 3-2 sull'Idrogest Trevi, anche i risultati e la classifica aggiornata. Per quanto riguarda la squadra frentana, i parziali 25-15, 25-13, 23-25, 20-25, 13-15. Questi sono i risultati della tredicesima giornata. Gruppo Silanzio, Valcetec Ancona 1-3, Pallavolo Giulianova, Volleyball Aversa 3-2, Corplast Corridonia, Buffetti Business Roma 2-3, Marche Metalsomacis Frascati 2-3, Caserta Monterotondo 2-3, Idrogest Trevi, come detto Cetias con la vita 2-3, ATS Roma Team Volley, Sirio Rasimelli Coletti Perugia 3-0. Vediamo la classifica con la Cetias che raggiunge il Marche Metalsomacis a 30 punti, Corplast Corridonia 29, Buffetti Business Roma, Idrogest Trevi 23, Valcetec Ancona 22, Pallavolo Giulianova e Gruppo Silanzio 21, ATS Roma Team Volley 20, Frascati 18, Sirio Rasimelli Coletti Perugia 14, Monterotondo Volley Aversa 8 punti, chiude il Caserta con 6 punti. E dopo questi ultimi risultati, ultime battute con i saluti finali di Peppino Di Pasquale, che contiamo di riavere con noi anche domenica prossima. Grazie. Più che un saluto, mi devo scusare per il tono di voce che questa sera è pessimo proprio, però pazienza.
Bene, grazie Peppino Di Pasquale, e saluti rapidissimi per lui. Domenica torneremo con il gol, domani calcio e dintorni con Sportland Villanova e Fossa Cesena 90 tra le squadre ospiti, venerdì anteprima Sport e tra poco la telecronaca di Guardia Grelle e Treville. Grazie a tutti e buona serata.